Ciao, sono Riccardo, pilota militare e istruttore di volo del 72esimo stormo dell'aeronautica militare e svolgo attività di volo su elicotteri UH-139 e TH-500 Bravo. Prima di diventare istruttore ho trascorso circa 10 anni presso un reparto operativo e ho svolto tra le tante anche attività di ricerca e soccorso. Al 72esimo stormo il team di istruttori provvede alla formazione dei piloti di elicotteri per l'aeronautica militare ma anche per le altre forze armate e corpi dello Stato. La quotidiana attività della scuola prevede una serie di missioni che fanno parte dell'ordine dei voli giornalieri. La mattina inizia con un briefing generale in cui viene presentata agli equipaggi, oltre alla situazione meteorologica, anche lo stato di operatività degli aeroporti limitrofi. Ogni volo si compone di molteplici fasi, ognuna delle quali è fondamentale per la riuscita della missione. Si parte con il briefing tra istruttore e allievo, in cui ci si siede insieme e si analizza la missione che poi verrà volata. Si passa poi per la sala operativa, dove si effettua il cosiddetto step out, ossia dove viene assegnato l'elicottero. Si prosegue poi con la vestizione per l'equipaggiamento di sopravvivenza presso la sala equipaggiamenti. Prima di accettare l'elicottero poi, si effettua il cosiddetto giro esterno, al termine del quale si entra nella fase di volo vera e propria, che a seconda della fase addestrativa che il frequentatore sta volando in quel momento, può essere di volo a vista, volo strumentale, volo a bassa quota, oppure volo in formazione, ma anche volo in montagna e volo su acqua. Eseguita la missione poi, l'istruttore e l'allievo effettuano il cosiddetto debriefing, ossia si siedono di nuovo davanti ad una scrivania per analizzare l'intero volo. Essere un istruttore per me rappresenta un grandissimo orgoglio, ma anche una grande responsabilità, in quanto il compito del mio lavoro è formare i piloti di elicotteri che poi andranno ad operare presso i propri reparti al servizio della collettività ed effettueranno fondamentalmente missioni sia di ordine pubblico, ma anche missioni di antincendio per tutti gli altri tipi di missioni per la salvaguardia della vita umana.